Grazie, grazie, basta complimenti. No, no, basta foto, grazie, grazie. Sono onoratissimo, vi ringrazio, grazie a tutti. Vi starete chiedendo come siamo finiti in questa situazione? Beh, facciamo un piccolo passo indietro. Amici, finalmente il giorno più atteso della storia è arrivato. Vi starete chiedendo quale? Ma come quale? Dai, è ovvio. Il giorno in cui andiamo a creare la mia skin. Oh mio Dio, non vedevo l'ora. Vi faccio vedere sia come utilizzare il sito, sia come creare una skin, che poi non credo che l'andrò a creare, ma vi spiegherò durante il tutorial, tra virgolette, perché non è più di tanto un tutorial. Ma per chi non conoscesse Nova Skin, lo scoprirà con me a breve. Ma adesso, signori, iniziamo a creare la skin, non vedo l'ora. Oddio, finalmente, finalmente, eccoci qui su Nova Skin con tipo un botto di pubblicità. Cioè, guarda, se io la elimino, più ne elimino, più ne arriva, oh mio Dio, sembra un giochino, più ne elimini, più ne arriva. Ma pubblicità a parte. Allora, non so quanto durerà questo video, secondo me durerà tipo massimo 5 minuti. Fatto sta che in sto sito che mi avete consigliato in tantissimi, guarda come si muove Steve, Steve. Appunto, in questo sito si può creare la propria skin. Potete caricarla, potete scegliere appunto da skin preimpostate, tipo questo qui, che non sceglieremo, o anche questo. Oddio, che schifo! Quasi quasi ci possiamo prendere questa. Oppure potete, non lo so, ad esempio scegliere un background, non chiedetemi perché o per come, magari per delle copertine di YouTube, le pose, decisamente imbarazzanti, specialmente questa, e appunto cosa fargli indossare o cosa non fargli indossare. Ma vabbè, al momento non ci interessa né background né niente, ci interessa solo le skin. Tra l'altro ho scoperto che potete, non lo so, ad esempio se cliccate qualcosa, vedete che vi esce dei suggerimenti delle skin già preimpostate. Ovviamente dovete schiacciare invio altrimenti non trovate niente, e vedete che figata ci sono delle skin. Ora, la posizione fa schifo, quindi mettiamo quella tipo una normale, del tipo, no, diciamo così, dai, normale, perché che schifo, se no. E appunto ci sono delle skin, bella questa di Pokémon. Appunto, io mi stavo chiedendo, ma dato che ci sono tutte queste skin, tipo questa stracattiva, sono abbastanza sicuro che ci siano skin anche, cioè, belle interessanti, perché sì, volendo le potete creare voi e bla bla bla, ma per il momento io non sono capace e sinceramente non ho sbatta di stare a imparare. Quindi mi chiedevo, se c'è tipo Enderman, c'è tipo la skin di Goku? Punto di do, oh mio Dio, c'è la skin di Goku. Oh mio Dio, guardate quanti! No, voglio, cioè io ho sempre voluto essere Goku. No dai, troppo bello. No, vabbè. Sono veramente scioccato da quanto sia bello. Cioè, ce ne sono di tutto. C'è di tutto. Cioè, non è che dici c'è un Goku. Ci so... Che cos'è questo? Vabbè, lasciamo perdere questo, non consideratelo come Goku. No, guardate che bello. Ecco, tipo questa, in teoria, mi starebbe benissimo. Perché io ovviamente ne voglio cercare... Oh, questo è quello del film. Ne voglio cercare una di Goku, nel quale... Si può fare anche more, tra l'altro, quindi te le danno un botto. Nel quale si è biondi, occhi azzurri. Qua gli occhi sono verdi, ma credo che con un piccolo ritocco di colore... Che andremo a fare azzurrino, tech, magari, no, ho sbagliato. Allora, lasciamo solo la testa. So che si può fare in qualche modo il colore, ma non so come. Come si fa a fare? Vabbè, lasciamo perdere, non siamo in grado. Ok, quindi dicevo, vabbè, sappiate che si possono customizzare. Cioè, quindi io sono indeciso tra questa qui, che è tipo biondo, occhi verdi, ma per me rimarranno azzurri. Questo no, non ci credo. No, sono bellissime. Cioè, volendo si possono cambiare quando vogliamo, eh. Questo qui, Black Goku, che figo. Voglio questo. Ok, questo è entrato nella mia top 1. Per ora lui è la mia scelta. Però, ovviamente, non è che ci basiamo solo sui Goku. Oh mio Dio, che cos'è? Cioè, non ci basiamo solo sui Goku, bensì andiamo tipo anche su Naruto. Non lo so. Dai, avete presente che cos'è Naruto? Non potete non aver presente che cos'è Naruto. Ovviamente sto cercando tutti i personaggi biondi che possano ricordare me. No, che carini! No, allora, queste mi piace un botto. L'unica cosa che mi fa un po' schifo sono le scarpine, che non mi piacciono. Oh, questa è già più carina. Cioè, però, dai, non possiamo non prendere Goku. Cioè, vogliamo mettere Dragon Ball con Naruto. Non lo so. So che ci potrebbero essere altri personaggi... tipo biondi e stra interessanti. In caso, dato che al momento non mi vengono in mente, scrivetemeli nei commenti, perché sono sicuro che voi al momento abbiate più fantasia di me, anche perché non mi vengono in mente. Sta cosa del braccio blu è interessante, però sì,
Cioè, ok che c'è il Rasengan, però vabbè, ok, lascia perdere, sto divagando. Questo qui fa un po' schifo. Allora, quasi quasi io mi butterei sul buon Goku. E se invece cercassi Avengers, tipo Thor. Guarda qua, no! No, c'è Spider-Man. È il mio preferito Spider-Man, ve lo dico a mani basse. Spider-Man è il mio preferito, c'è anche Capitan America, Iron Man, verrai per sempre ricordato. Il buon Thor, che sì, carino, però un po' spoglio. Ecco, tipo questo, questo è già più figo. Bellissimo, c'è anche Dere Thanos qua. Boh, tanta roba. Cioè, questo sito è una figata, se anche voi non lo conoscevate o comunque non avete una skin, usate sto sito perché è devastante. Fuori di testa. Ma signori, io direi che ci buttiamo su Goku, così almeno lo scelgo. Lo seleziono, lo salvo, lo metto su Minecraft e così almeno lo posso usare, almeno vediamo se lo trovo. Ovviamente non credo che lo utilizzerà con questa beta, però almeno lo possiamo inserire. Prendi a lui? Proprio senza cambiare niente? Sì dai, sia lui, totalmente a caso. Totalmente a caso. Ora, come faccio a salvare? Così. Perfetto. Master è il nome. Descrizione. Kamehameha. Totalmente a caso. E facciamo salva. Perfetto. Allora, ho salvato la skin. Ho aperto ovviamente Minecraft e vediamo appunto come funziona la situation. Allora, se io andassi qua. Skin customization. Ok, c'è tutto. C'è tutto. Perfetto. E in teoria proviamo ad andare totalmente a caso nel multiplayer e vediamo appunto se ce l'ha data oppure devo reimpostarla in qualche modo, perché c'ho un cubo in testa. No, togli, togli il cappello. No, non voglio far vedere il cappello neanche questi. No, fanno schifo. Aspettate, aspettate. Ma so che è una cosa del server, eh. Guardate che figo il nostro Goku. Cioè, guardate cambiando prospettiva, che figo. Dai, mi piace un botto. Cioè, sono io, più o meno. Però sono io, dai, bellissimo. Ora potrei fare una partitina qualcosa, però direi di no, dai. Cioè, alla fine questo era... c'era un Groot, che figo. C'è anche Hulk, gli Avengers. Vabbè, ok, lasciamo perdere, signori. Questo video era solo per farvi vedere la skin e io mi disconnetto, cancello, esco, quitto dal gioco, togliamo tutto. Bellissimo, abbiamo creato la skin di Goku. Creato. In questo video ci sono molti tra virgolette. Però dai, sono contento. Quindi signori, vi ringrazio per la visione. Spero che questo video vi sia piaciuto. Io vado a festeggiare la creazione della skin. Spero che anche voi vi piaccia. In caso datemi altre idee. Si può sempre cambiare. Posso crearne quante ne voglio. Magari questo video ve lo carico alle 18. Sarà un video extra, dipende quanto dura. Io vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento domani. Domani. Alla solita ora, ovvero le 2:45, con un nuovo video. Ciao.